oggi vi dovete immedesimare nell'allenatore, non a chi esegue dall'altra parte. Ma non solo, le poche informazioni che voi date magari che siano corrette. Non è importante la quantità di cose, non siete tenuti a sapere tutto. Potete sapere quattro cose, ma saperle bene Perché però. poi il Allora. rischio è proprio di far confusione. Infatti la prima parte di introduzione del compendio che vi daremo per questo corso sarà proprio quello. Sì. Poche cose, ma che abbiano degli input. Allora, dicevo, al Buddha, al Dharma e al Sangha, questi sono i primi tre saluti che possono essere eseguiti in modi diversi, perché c'è chi va in ginocchio, mette giù le mani, fa un inchino, dopo li porta qua, c'è chi invece parte direttamente, non ha importanza, sono sempre all'inizio. E attenzione, voi vedete alcuni che fanno il saluto così, con le mani giunte, vedete alcuni che tengono la mano aperta così. Allora dice, ma è giusto così o è giusto così? Sono giusti tutti e due. Il saluto giusto è questo, con le mani giunte, il pollice aperto. Ma se c'è un membro della famiglia reale, le mani si aprono, vuol dire io rendo omaggio alla casata reale. Quindi, se voi siete in Thailandia e c'è uno della famiglia reale che magari assiste all'incontro o alla vostra manifestazione, voi facendo questo prendete, tra virgolette, gli applausi perché dicono questo qua sarà anche un Farang, ma almeno conosce le nostre tradizioni. Ecco, io per esempio guardavo la televisione, guardo ogni tanto la televisione thailandese e c'era Nom Thong, sai quello che era il famoso transessuale che Che combatteva, che combatteva, hanno sì. fatto un film bellissimo, The Beautiful Boxer, vi consiglio di vederlo, trovate anche qui sottotitoli in italiano. Io l'ho conosciuto nel 2003 e che ha fatto su una specie di talk show, gli hanno chiesto di fare un Ramuai e lui si è messo lì e ha fatto il saluto così. Allora, come si dice, lo showman gli fa, ma perché hai fatto il saluto così? Dice, qui in studio non c'è mica. E lui dice, no, qui in studio no, ma io non lo so se dall'altra parte Mi c'è stanno guardando. il re o qualcuno che sta guardando, dice, e quindi è scanso di equivoci io. Ecco. Dopodiché i primi movimenti variano da scuola a scuola, ogni scuola ha il suo ramuai, ma si caratterizzano dal fatto che vengono sempre eseguiti su quattro lati. Fateci caso, su sempre quattro lati. Perché sono, la prima danza è sempre in onore di Brahma. Brahma lo vedete come una statua con quattro volti, cioè c'è una faccia qua, una dietro, che rappresenta il dominio sulle quattro direzioni, nord, sud, est, ovest, sui quattro elementi, terra, aria, acqua e fuoco. E viene considerato appunto l'equivalente un po' di Dio. Anche nell'induismo, che è la radice del buddismo, ci sono tre in uno, c'è cioè una sorta di trinità. Però anche qui vi devo dare poche informazioni, ma giuste. C'è Brahma, c'è Shiva, c'è Vishnu. Brahma è colui che crea, Shiva è colui che distrugge tutto per ricreare a sua volta, Vishnu è quello che conserva. Allora uno dice, ma come fa a essere lo stesso Dio ma in tre forme diverse? Semplice, io sono il papà per mia figlia. Io sono il professore a scuola e io sono il maestro di arti marziali in palestra, oppure Valerio per l'amico. Ok? Sono sempre io, ma il mio amico mi chiama Valerio, a scuola mi chiama prof e quando insegno arti marziali mi chiamano maestro. Sono ruoli sociali, ma io sono sempre io. Quindi non bisogna spaventarsi, la Trimurti si chiama induista, rappresenta questo. Shiva, il distruttore, è, come si dice, la divinità archetipa che soprassiede a tutte le arti marziali thailandesi. Perché? Perché è il dio della distruzione. Shiva lo vedete perché ha una mezza luna riconoscibile, c'è una mezza luna qua sulla testa, un serpente arrotolato e lui danza, lo vedete sempre messo in posizioni simili a quelle del.
Lui danza perennemente, la sua danza crea e distrugge l'universo. Viene rappresentato, lo vedete sempre con un simbolo che è una specie di supposta vicino con tre linee. Quello è il suo pene, che è perennemente in erezione a rappresentare il suo desiderio di sapienza. Cioè, la tensione verso come si dice, l'eccitazione verso il sapere e la conoscenza è Sì, rappresentato sì, sì, sì. dall'erezione. Quando c'è lo scarico dell'orgasmo, dopo non c'è più, è lì lo stesso. Quindi lui è perennemente in erezione e danza, la sua danza crea l'universo e si dice che appunto al momento della nascita una piccola fiammella di Shiva danzando entra e dà vita, ti dà la vita, e al momento della vostra morte, con l'ultimo respiro, danzando sempre se ne ritorna. E che però sostanzialmente voi avete la sua stessa natura. Infatti, altro libro che vi consiglio di comprarvi è il Mahabharata. Si scrive Mahabharata, di cui esiste anche una versione cinematografica in tre film da 2 ore l'uno, un bel colpettone, con un attore famosissimo italiano che è Vittorio Mezzogiorno, che recita la parte di Arjuna, il guerriero perfetto, e che è bellissimo, dovete vedervi questi filmati eventualmente, perché sono quasi introvabili, sono fine anni 70 questi film qua. Ma se qualcuno di voi con la mia mail mi contatta, con WeTransfer posso anche mandarvi, se qualcuno è interessato, vi mando giù anche il video. Shiva è colui che distrugge, colui che crea, ovviamente, è chiaro che è il patrono delle arti marziali. Allora, i personaggi del Ramayana, ognuno di loro, inizia con rendere omaggio a Brahma, alla divinità suprema. Allora, se io sono Rama, faccio i tre saluti e dopo aver fatto i tre saluti comincio a fare movimenti che imitano mentre scaglio le frecce o lancio il chakra, che è i dischi, la specie di shuriken, di lame gigantesche e circolari. Se sono Hanuman, imito quello, se sono il Garuda, avrò movimenti del Garuda, però in ogni caso, anche quando io faccio i movimenti del Garuda, parto in questa posizione, poi giro, vedete? E vado in questa direzione qua, poi scendo, ruoto, passo in questa. E faccio sempre 4 direzioni. Adesso siamo arrivati all'abominio, che ho visto qualche incontro di Muay Thai con il combattente che sale, mette la mano sulla corda e fa il giro di 4 lati. Sì, lo fanno più che altro per questioni di tempistiche che se fanno la Appunto, la Ramayana film. tempistica è più importante, Sì, ci siamo è diventati dei più consumatori. folklore. Perché rappresenta il fatto che io chiedo la protezione, per poter vincere chiedo la protezione. Però voi capite che da fare una danza marziale fatta bene, con tutti i crismi, no? Con la respirazione, con il mantra, e mettersi lì a fare. Ma il senso è orario o antiorario? Vai sempre in senso orario. Orario. Sì. In tutte le danze a mani nude o con armi, vai sempre in senso Infatti orario. tutti lo fanno al Parti da di contrario. qua, poi contrario. Ma la maggior Oh. parte, se tu ci fai Lo caso. fanno No, perché da un punto sempre. di vista degli archetipi ci sono 2 direzioni. Perché l'orologio va in senso orario? Si rifanno una concezione molto, molto sentita in Grecia soprattutto. Sono 2 ordini. All'inizio era il caos, che vuol dire la confusione. E dopo dal caos è nato un cosmos, che vuol dire ordine. Infatti, cosmetica, ma no, vuol dire mi metto in ordine, cosmesi, no? Cosmos, ordine. Il cosmos è quello che dà una direzione. E come si dice, per convenzione è verso destra. Mentre l'altro vuol dire torno al caos. Quindi la danza viene sempre eseguita si parte in una direzione e dopo si fa così e si ritorna nella stessa posizione di partenza. Una volta che ho terminato i 4 lati,
Io parlo adesso della tradizione del Muay Thai, volendo sei già a posto come rispetto della tradizione. Ci puoi aggiungere delle altre danze? Posso usare lo stesso personaggio per le danze, per la prima danza su quattro lati, che si chiama Prom Sina. Se volete prendere nota, oppure se volete, ma se qualcuno è interessato, qui c'è tutto quello che potete, tutto quello che vi spiego. Prom in thailandese vuol dire Brahma, Prom. Si, Ne, Son, Sam, Si, Na, Brahma dei quattro volti. Si chiama sempre Prom Sina. Allora tu hai Wai Kru, i tre saluti, il Prom Sina. Poi, vuoi fare Rama anche per le danze in piedi? Va bene. Vuoi cambiare personaggio? Poi, io magari ho fatto il Garuda prima, poi una volta che sono alzato in piedi, voglio fare la scimmia, quindi faccio Hanuman. Posso cambiare? È quella lì una scelta personale, insomma, ovviamente. In ogni caso, secondo la tradizione, avete tutto il... Sì, certo. Nel passaggio delle... Sì, dicevi prima, vedo anche gente che fa il gesto col piede, ha un senso o non ha un senso? Caccio fuori l'energia negativa. Sì. Tenete presente che il popolo thailandese è simpaticissimo, ma sono molto superstiziosi. Sono la superstizione in persona loro. Non ne uscite, vedete gli amuleti che portano, tutte quelle collane con gli amuleti. Allora, quegli amuleti lì, ti proteggono, anche i tatuaggi che si fanno. Benissimo, io chiedevo al mio maestro non li portava mai, diceva, ma perché vedo gente che sta ste catenoni con di tutto sopra? E dice, ti proteggono e a te non succede niente durante la settimana. Ah sì, gli ho detto, quindi tu sei a posto con tutto? No, ti proteggono 6 giorni su 7. Un giorno però non ti proteggono. Ah, quale? E questo non lo sai. Allora scusa, siamo... Cioè, se quel giorno lì ti investono con la macchina, era il giorno, poi non funzionava, l'amuleto. Detto, cioè, io, appunto, bisogna essere geniali, cioè io ho l'amuleto, quindi non mi succede niente. So che c'è un giorno jolly a settimana dove mi si può schiantare un meteorite sulla testa. Se succede, quel giorno lì, caspita. Ecco, quindi voglio dire, quindi tutti questi gesti sono gesti scaramantici. Sono gesti scaramantici questi qua. Mentre nelle danze meditative, nelle danze sciamaniche, il rappresentare i personaggi del Ramayana vuol dire far vostre le virtù guerriere di questi personaggi, accedere a uno stato alterato di coscienza, tale da aumentare le possibilità per me di portare a casa la pelle. Chiaro che poi in linea teorica su un ring non si dovrebbe morire, anche se sappiamo che in quegli anni invece si ammazzano, voglio dire. Però, diciamo, da un punto di vista formale, lo sport è regolamentato in modo da non portare alla morte possibilmente dell'avversario, quindi, però rimane l'idea, faccio testamento perché... Ecco, esatto. Tenete presente che il Muay Thai sportivo nasce nel 1929. Prima del 1929 c'era solo il Memai Muay Thai, il Muay Thai antico. E è stato Re Chulalongkorn che ha deciso di chiamare una commissione di maestri di Muay Thai. Ha chiamato sta gente qua e gli ha detto, sentite un po' ragazzi, io mi sono rotto le scatole di vedere gente morire sul ring. Perché scommesse non vi dico quante, no? Sapete che loro scommettono su tutto, basta vedere due formiche che camminano e loro puntano sopra. Quale delle due arriva prima, no? E il ring non era quadrato, ma era circolare. Era una pedana circolare di 12 metri quadrati. Pensatevi, 12 metri quadri, voglio dire, e sabbia e botte da orbi senza regole, a volte con le corde, a volte con le corde con i nodi, a volte con, ancora con i cocci di vetro, la limatura di ferro, no? Concordavano prima,
come che poi non è esattamente come nella scena del film di Van Damme, dove ci sono questi qua, no, che hanno il secchio con i cocci di vetro e fanno così. E in realtà sembra che anche lì si affidassero alla fortuna. Cioè uno fasciava le corde, metteva la resina, si metteva così, prendevano delle bottiglie, gliele spaccavano sopra e quello che si fermava sopra era quello con cui... Oppure c'era ghiai, limatura di ferro, siamo più delicati, però si vedeva un pugno con la limatura di ferro. E dopo, non essendoci praticamente regole, voi capite che andare via, se non morivi, andare via storpio, con braccio, gambe rotti, con cose del genere, anche perché le tecniche del Muay Thai antico, non so se avete voglia, una volta se vi gira per la testa mi chiamate giù, vi faccio una lezione sulle tecniche di Muay Thai antico, sono spaventose, cioè voi non avete la minima idea. Io porto ancora le tue segni. Io porto ancora i tuoi segni. Voi non avete idea di come sono le tecniche del Muay Thai antico. È guerra e morte, cioè è tutto concepito esclusivamente per portare alla morte una persona. Scordatevi qualunque cosa che non ti spezza, gli rompi, non ti porta a morire, perché quello era lo scopo del guerriero. Sì, sì, sì. E non a caso anche la Thai sportiva che fate voi non è un'arte marziale di difesa personale, ma è un'arte marziale di offesa personale. Quando voi dite insegno Muay Thai e difesa personale, in realtà state mentendo, dovreste scriverci insegno Muay Thai e offesa personale, solo che se scrivi offesa non viene più nessuno. Invece con difesa, beh allora vado perché imparo a difendere, ma è offesa personale, perché difesa significa c'è uno che mi aggredisce, io devo capire cosa sta facendo, cioè è un calcio, un pugno, mi sta prendendo. Due, devo elaborare una strategia per rispondere a un colpo che comunque è già partito. Ora, lo dicevano anche i romani, la miglior difesa è l'attacco. Quindi, intanto quando uno mi attacca, bisogna vedere se io sarò in grado o no di parare il suo colpo, e non sta scritto da nessuna parte che io lo parerò. E se lo ricevo, ha già compromesso il mio assetto. Cioè, se lui mi aggredisce, mi centra con un pugno e mi spacca la mandibola e i denti, hai voglia tu che adesso mi alzo e mi metto a rispondere, io sono già mezzo, capite? Quindi il concetto stesso di difesa personale è sbagliato proprio nella sua, proprio come no. Tu non puoi difenderti, tu puoi cercare di fare tutto il possibile per non arrivare al conflitto. Una volta stabilito che non c'è modo di evitarlo, prendi tu l'iniziativa, te lo gestisci tu, ingaggi, porti fino alle sue estreme conseguenze il gesto, perché a seconda che lui si fermi o meno di quanto è determinato, una volta che hai cominciato devi sapere se ti fermi ti fa fuori, quindi devi andare avanti fino in fondo. Ma è meglio che sia lui che si deve difendere piuttosto che io che mi devo difendere. Quindi il nostro compito è individuare un obiettivo e abbatterlo, fine. Che non vuol dire essere noi degli aggressori, ma semplicemente essere noi degli offensori quando non siamo in grado. Quindi è un'arte marziale proprio di offesa personale in Muay Thai. Pensateci bene. Sì, sostanzialmente sì. Dicevo, questa commissione di maestri viene radunata da Rachel Alcorn nel 1929 e cosa fanno loro? Copiano dagli inglesi. E i thailandesi, da un punto di vista dell'Occidente, hanno copiato tutto dall'Inghilterra, hanno la guida dalla parte opposta. I soldati vestono come quelli inglesi con quei cappucci enormi sopra, hanno copiato tutto. Hanno copiato dalla box inglese, quindi hanno introdotto i guantoni, i paradenti, hanno introdotto la conchiglia, hanno eliminato tutte le tecniche a terra, hanno eliminato le proiezioni alte, eliminate tutte, i colpi alla schiena, e hanno conservato calci, pugni, gomiti, ginocchi, per dire noi ci differenziamo comunque dagli inglesi, perché la nostra è sì box, però è la box alla thailandese invece che agli inglesi. In questo modo qua cominciano ad esserci i primi incontri regolamentati di Muay Thai. E qui ha portato un'ulteriore suddivisione, perché
siccome con gli incontri sportivi si guadagnavano soldi, e voi sapete che la Thailandia adesso pian pianino si sta alzando, però era un paese del terzo mondo. E il Muay Thai è sempre stata una specialità di riscatto sociale, come lo era qui in Italia e lo è ancora il calcio. Ok? Cioè io non ho studiato, non ho niente, siamo in una famiglia poverissima, ma sono bravo a quel pallone e divento un campione e guadagno soldi. Ecco, la Thailandia è stessa cosa, no? Gente magari povera, incolta, che però bravi, robusti, forti, eccetera, che si allenano tutti i giorni, salgono sul ring e riescono a portare a casa e a mantenere famiglie. Poi c'è quello spettacolo osceno, che ve lo dico sinceramente, non mi piace, dei bambini che combattono sul ring, li avete già visti, no? Ecco, io vedo anche amici che insegnano Muay Thai in giro per l'Italia che ogni tanto pubblicano la foto con il ragazzino italiano ciccione seduto davanti alla TV o il videogioco e dall'altro il ragazzino thailandese che invece no, fa il calcio. Allora, quei ragazzini lì non hanno futuro. Quei ragazzini lì avranno il Parkinson a 30 anni. Avranno il Parkinson a 30 anni. Sono dei bambini devastati che in una fase di formazione del corpo che li deve portare ad essere adulti ricevono dei traumi da impatto spaventosi, perché ogni volta che tu prendi un calcio, un pugno, un gomito, un ginocchio sulla testa, anche se hai un guantone, il cervello dentro la scatola cranica fa e qualche migliaio di neuroni parte e se ne va. Ora, il danno in un adulto che si è già formato c'è, ma ha un certo grado di pericolosità, comunque sempre abbastanza elevato. Nei bambini è un disastro completo, perché i neuroni sono in fase di sviluppo, si stanno creando le sinapsi, le connessioni all'interno, lì viene proprio lesionato tutto. Per questi ragazzini qua, nella migliore delle ipotesi, arrivano a 20 anni, se sono bravi magari diventano anche campioni e così, però dopo non hanno una vecchiaia, questa non è gente che arriverà vecchia, e spesso hanno genitori, padri ubriaconi, anche senza voglia di lavorare, che dicono io me ne frega, c'è mio figlio da fare, bambini di 8-9 anni che hanno 20-30 incontri, portano a casa soldi e che se li sputano a bere alcolici anche, cioè, quindi... Giusto il confronto col bambino italiano obeso e davanti al computer o alla televisione, ci sta, perché qui in Italia la situazione fa schifo obiettivamente. Però non è un bel modello indicare il bambino thailandese che si devasta sul ring a fare incontri di Muay Thai. Infatti in Thailandia c'è un'associazione, nata proprio un'associazione per cercare di proteggere, di salvare, di tirare fuori i bambini che fanno Muay Thai, queste robe qua, anche aiutando le famiglie, aiutando... Bisogna stare attenti a una cosa, per l'agonismo prima dei 15-16 anni converrebbe fare gli incontri con tutte le protezioni, perché si può combattere anche da ragazzini, però un conto è mi tutelo, metto delle protezioni e salvaguardo l'incolumità, non è debolezza, è intelligenza. Quando sei adulto e vaccinato, hai voglia di misurarti sul ring, ci sono dei rischi, lo sai, basta che guardiate la mia testa com'è. Cazzi miei, ho voluto farmi male, me lo sono fatto, ma non ero un bambino, ero un adulto. Ecco, tutto lì. Quindi non sono dei begli esempi, anzi è più facile che se dopo avrete dei corsi delle persone, se vedono sul vostro profilo bambini che combattono in quel modo lì, un genitore ti dica ma io non mando mio figlio cioè adesso che ho visto cosa pubblichi, mio figlio non te lo mando, è una pubblicità in negativo questa qua. Mentre per contro il Muay Thai può essere praticato da qualsiasi bambino senza problemi, intanto lo avviate, gli fate tutta la propedeutica, gli insegnate la tecnica, lo fate divertire, ma rispettando le fasi di crescita naturali che un bambino deve avere, insomma. Ah, ecco. Dicevo che dopo il 1930 la divisione tra le arti marziali tradizionali e la Thai sportiva si amplia ancora di più, per cui sono diventati proprio quasi due settori separati.
Adesso per motivi commerciali trovate alcune palestre di Muay Thai in Thailandia dove vi fanno fare anche il Muay Boran oppure qualcosa con le armi. Ma questo perché ci sono i turisti che vanno giù, cioè voi andate giù, io voglio, e allora loro dicono, boh, tu paga, ce noi ti diamo. Con livelli, tra l'altro, sceni, perché veramente anche con le spade fanno due cazzate, fa proprio delle boiate, però uno torna, sì, ho preso in mano la spada. Rimane il fatto che chi fa il Krabi Krabong non cura molto la Thai sportiva, fa tutta la parte armata e la parte a mani nude per uccidere, e quindi sono soprattutto militari. C'è il Krabi Krabong da gara e folcloristico da una parte, poi ci sono i militari che fanno il Lerdrit e il Krabi Krabong da guerra, quindi proprio tutto concepito solo per ammazzare e basta, sfruttando il fatto che chi vuole imparare l'arte che uccide, gioco forza si rivolge al Krabi Krabong e non si rivolge più alla palestra di Muay Thai. E le palestre di Muay Thai, che anche in Thailandia, come dicevi anche tu, ci sono palestre che sono straordinarie con dei maestri bravissimi e ci sono delle autentiche ciofeche. Lì, anche lì, non significa vado in Thailandia e incontro l'eccellenza. Dipende dove vai. Tu prima mi citavi una palestrina dove non c'era nessuno, no, con un maestro preparatissimo. Ecco, spesso sono proprio le palestre con meno gente quelle che hanno gli insegnanti più preparati. Perché? Ma è normale. Adesso, io per esempio non lo faccio come lavoro, io insegno la sera per passione. Okay. Allora, siccome lo faccio per passione, per me avere 100 allievi o averne 3 mi cambia poco, perché il mio stipendio me lo paga lo Stato italiano, ce l'ho il mio lavoro. Okay. Per lui è diverso, lui ha bisogno di avere gente che viene qua e deve trovare un punto di intersezione tra la serietà dell'allenamento, che c'è perché sformano campioni, quindi c'è, con la necessità di non perdere clienti, perché bisogna anche mantenerla, una roba del genere, giusto? Allora, c'è chi ci mette anima e cuore, cioè lui, gli dicevo prima, quanto lavori, che è sempre sotto la mattina, io lo seguo anche su Facebook, praticamente loro, quando è che fate pausa? Dopo l'evento. Ecco, e ci sono persone che invece, pur di fare il cassetto, aprono a cani e porci, basta che vengano qua, ogni volta che un allievo va via è una tragedia perché non so più se mi arriva. Quindi paradossalmente in Thailandia è la stessa roba, cioè potete trovare il maestro meraviglioso che magari ha pochi allievi e che non gliene frega niente perché lui comunque sta al suo asset, e palestre plurigettonate, no? Andate alla super mega centro qua, cioè, dove imparate quattro boiate, pagate un mucchio di soldi, imparate quattro boiate e vi danno tutti i diplomi che volete, tornate a casa, potete apprendere, c'ho il diploma di... però la vostra preparazione personale è zero. Ecco, tra i personaggi più famosi da ricordare ce ne sono due che dovete segnarvi. Uno è il celeberrimo Naikanon Ton, c'è addirittura la giornata, no, in Thailandia, il Naikanon Ton Day. Come si scrive questo? È Nai separato Kanom e staccato ancora Ton. Comunque non che voglia perorare il mio libro, però lì c'è tutto, è scritto.